Ciao ragazzi, siamo quasi pronti per partire per il nostro viaggio nel mondo della matematica. Prima però ci colleghiamo con il nostro dipartimento perché oggi è stato occupato da un amico molto particolare. Lui è un ingegnere direttamente da Zelig, Giovanni Vernia. Ciao Giovanni! Ciao ragazzi, ciao, ciao! Oggi sei qui in qualità di ingegnere elettronico e non è un tuo personaggio. No, no, sono io. Sì, mi sono laureato qualche anno fa. Cosa studia un ingegnere elettronico? Un ingegnere elettronico studia tantissime cose veramente, veramente strane. Soprattutto noiosissime. Cioè proprio matematica, ma matematica di quella proprio, matematica di quella che ancora adesso, se ci penso che l'ho studiato, non riesco a capire come ho fatto, sono sincero. E come sei passato da ingegnere a comico? Il passaggio è stato il fatto che io non sono mai stato molto sano di mente. E quindi, quando poi sono diventato ingegnere, tutti si aspettavano che io fossi una persona seria, ma non sono mai stato una persona seria. E quindi mi sono iscritto a una scuola di teatro. Facevo le imitazioni dei miei capi al lavoro, facevo ridere tutti, pian pianino ho fatto le serate nei locali e mi hanno scoperto quelli di Zelig e mi hanno chiamato lì. Ti sei mai spaventato davanti alla matematica? No, non mi sono mai spaventato davanti alla matematica, no, mi piaceva, mi è sempre piaciuto, perché era veloce, dovevi capire, una volta che l'avevi capita, basta, facevi i conti, facevi i miei compitini, facevo le mie equazioni, sapevo che quelle, poi le finivo ed erano fatte, non me le dovevo ricordare, perciò mi è sempre piaciuto. C'è qualcosa di matematica che non hai mai capito? Quella che non mi sono mai ricordato, e anche adesso se la dovessi dire non me la ricordo, è il teorema di Euclide. E poi la cosa più complicata è le equazioni differenziali, però insomma, quelle si studiano all'università. L'equazione differenziale è qualcosa di soprannaturale che ancora non riesco ancora a capire. E tutta questa matematica che hai studiato all'università te la ritrovi oggi nella vita di tutti i giorni? Ti serve? Beh no, non mi serve a niente, cioè tutta quella matematica è quella che ne ho studiato un sacco, non saprei neanche da dove cominciare. Adesso quella che mi serve sono i numeri fondamentali, no? Quelli, i numeri del minutaggio dei pezzi che devo fare, quanto dura un pezzo, perché poi io si attacca a parlare, non so se si capisce, io vado avanti abbastanza a lungo, no? Se non c'è uno che mi entra a gamba tesa, quindi adesso qua nel collegamento ci sarà uno che entra e mi impedisce di parlare. E dopo aver detto una battuta, fino a quanto conti per capire se fa ridere o no? No, beh, non conto, perché se lì lo capisci, se ridono, devono ridere subito, non puoi contare fino a... perché se non sei conti vuol dire che non funziona la battuta. Tu sei molto bravo nelle imitazioni, hai mai imitato la tua professoressa di matematica, per esempio? La mia professoressa di matematica no, perché non aveva niente di particolare. Il mio professore sì, cioè avevo un professore che era di origini foggiane e mi ricordo mi faceva molto ridere perché lui non parlava mai, andava aveva questa cosa qua, faceva proprio così con la bocca quando pensava. Sembrava proprio che mettesse in moto e poi alla fine della lettura faceva avete capito? Di solito non aveva capito mai nessuno. Vabbè, ricomincio. E ti faceva ricominciare. E mentre leggeva faceva sto moto qua oscillatorio e quindi io mi piaceva imitare lui, insomma. Secondo te perché la matematica è così odiata? È così odiata? È odiata la matematica? Un po'. Secondo me, beh, è un po' mal vista perché bisogna capirla. E quindi lì la matematica, come dicevo prima, non è che la studi e la impari. La matematica la devi capire. E quindi se non la capisci ti fa arrabbiare, no? Hai qualche consiglio per rendere più simpatica la matematica? Beh, secondo me la matematica, per renderla un po' più simpatica, dovrebbe diventare un po' più moderna, no? Perché ancora ci sono questi problemi del mugnaio che perde il sacco di farina, col sacco di farina se perde il farro, ma cioè non gliene frega più niente a nessuno. Secondo me il mugnaio dovrebbe portare degli smartphone. Quindi se il mugnaio ha 5 smartphone con una connessione da 4 giga e perde uno smartphone con una connessione da 4 giga e gli arriva uno smartphone da una connessione da 1 giga, cosa nel senso? Questo è il problema di oggi, no? Cioè, quello, se ai ragazzi non gliene frega più niente delle mele. Giovanni, grazie per essere stato con noi. Adesso sono pronto per partire per un'altra tappa nel mio viaggio nella matematica. Grazie a voi, ciao, ciao. Oh, e ricordatevi tutti, vi stimo, fratello.